me l'onore, come si dice, di aprire le danze, quindi devo fare subito due ringraziamenti. Il primo a questo splendido parterre alla nostra sinistra, solo per motivi logistici, che sono i giovani Madani che stanno facendo la mia. Alla mia destra tutti i candidati, guardate che non vedrete spesso in provincia di Cuneo un movimento che presenta tutti i candidati, e non è la prima volta, non sarà l'unica, la prima è stata ieri sera, tutti i candidati assieme, compatti come squadra per portare quello che è il verbo della Lega Nord. Questo è molto importante, è un esempio che noi diamo e lo diamo attraverso i giovani. Io il minuto sta per trascorrere, qui brevemente darò il mio curriculum. Come anticipato da Stefano, sono assessore alla provincia per ciò che riguarda il turismo e la protezione civile, insieme a Claudio, che è un ottimo assessore all'agricoltura, ci occupiamo di amministrare il territorio, un territorio, quello cuneese, che non è secondo a nessuno, che anche in un momento di crisi economica rimane tra le province più produttive. E allora, se noi siamo i più produttivi, siamo sempre quelli che tiriamo la carretta, ci meritiamo molto di più. E la più grande battaglia che faremo in questi 30 giorni è far capire alla gente quanto dobbiamo non più essere Torino Centro, cioè la provincia di Cuneo non deve più essere umiliata, e la pressola deve finire di rompere le scatole, perché dal momento che l'anno scorso in questo periodo proprio Gianna Gancia promise che avrebbe fatto di tutto per non umiliare il territorio e di far arrivare dei soldi da Roma che noi abbiamo già mandato in tempo addietro perché ritornasse sul territorio e rimettere in sesto le nostre strade, questo l'ha mantenuto. Sono arrivati 13 milioni di euro per le nostre strade, che comunque, attenzione, una goccia, non risolve tutti i problemi, sono una goccia, sono arrivati 13 milioni di euro che fanno parte di quei soldi per costruire e rimettere in sesto le strade che non hanno colore politico. La Bresso, anziché essere contenta, cosa ha detto? Si è lamentata perché questo non era il modo, questo non era il sistema, in sostanza ha cercato di mettere i bastoni tra le ruote. Questa è la persona che gli altri da Torino vorrebbero rieleggere, quindi noi dobbiamo fare in modo che Roberto Cota, persona giovane, ha solo 42 anni Roberto Cota, futuro presidente della regione Piemonte, si è eletto con i voti del Cuneese e di tutte le altre province del Piemonte. È importantissimo, dobbiamo correre tutti assieme come una grande squadra, l'abbiamo dimostrato nei provinciali e lo dimostreremo anche nei regionali. Grazie a tutti.